chiedendo perché ho iniziato un video con questa inquadratura, è per il semplice motivo che questa scatola, oltre a pesare 12 kg, è praticamente grande quanto me! Cioè, io non riesco a capire se sono io ad essere piccola, ed è possibile, o se questa scatola ad essere enorme. E per curiosità, è 99 centimetri, praticamente un metro. Ciao, io sono Greta Galli, in questo canale si parla di tecnologia e oggi ho qui, vorrei dire tra le mie mani, ma non ci sta tra le mie mani, quella che da molti viene definita la miglior stampante del 2022, ovvero la FL-San V400. Ok. Ci tengo innanzitutto a ringraziare FL-San per avermela fornita e oggi vi darò anche la mia opinione per dirvi se questa è la miglior stampante del 2022 oppure no. È immensa, è dannatamente immensa. Ma questa non è una stampante per hobbistica, dannazione. Allora, io so di non essere grande, ma questo piatto è enorme, è tipo il triplo della mia faccia. Che figata. Ta 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 ta. Allora, in poche parole si tratta di una Q5, solo tipo 3 volte più grande. E le prime 4 andate. Dovete capire che quando vi mandano dei prodotti, ciò che fa parte della scatola, quindi tutto tipo il polistirolo che vi mettono e simile, in realtà è un ottimo materiale per montare il tutto il più correttamente possibile. Seguitemi per altri consigli simili. È il momento della verità. E perlomeno la struttura principale è montata. Adesso devo mettere i bracci. Ora vado a collegare i vari cavi. Ok, la stampante è completamente montata, quindi è tutto pronto. Andiamo a farle fare un primo test, anche perché adoro FL-San che mi hanno messo dentro 200 grammi di PLA bianco, ma è anche decente perché è avvolto in una bobina ed è sottovuoto. Quindi FL-San, ottimo lavoro. Andiamo a provare il tutto. Allora, dato che stiamo parlando di una stampante comunque grossolana che possiede anche dei motori che sono decisamente più grandi rispetto a quelli di una stampante normale, ho deciso di collegarla qui per il primo test, in modo che è collegata alla mia presa smart e riesco a darvi anche un'idea del consumo effettivo della stampante. Quindi, prima cosa, la accendiamo. Che meraviglia. Allora, a parte che 11:48 PM, in che orario sei impostato? Language, cosa abbiamo? Inglese, tedesco, italiano. Quindi io direi, come prima cosa, andiamo a farle fare un homing. Ok, ha iniziato a muoversi, io pronta. Figata! Ora adesso devo fare il bed leveling, ma prima di fare il bed leveling, errore che hanno fatto anche qui, l'avevano fatto anche sulla Q5, non ti dicono che devi scaldare il letto. No raga, ma io non ci avevo fatto caso, il logo si illumina, non l'ho visto, io ve lo giuro, è 20 minuti che è accesa, l'ho vista adesso. Direi che è tutto pronto, non mi basta far altro che stampa. U-disc, perché c'è la chiavettina USB qua. Facciamo la stampa quella più lunga, questa qua 1:50, sono dei file che c'erano già nella chiavetta, quindi mi fido di loro. È partita da Dio, che meraviglia. Allora, vi faccio vedere lo schermino intanto che sta stampando. Bene, titolo, stampa e tutto, controlli di temperature, mi dice quanto è trascorso, non mi dice quanto manca, però va bene, non è un problema. Ho la messa a punto per alzare, abbassare, estrudere, velocità, variabile eventuale. Bellissimo che posso scegliere di quanto alzare e abbassare e anche di quanto cambiare la velocità. E nel control posso gestire tutto il resto. Bene, intanto che lei stampa, facciamo un po' il resoconto di com'è questa stampante e poi vediamo il risultato finale. Andiamo un po' con ordine, facciamo un breve ripasso, che ormai ci ha fatto l'abitudine a fare dei ripassi delle varie case di stampa 3D. FL-San, marca relativamente poco conosciuta rispetto alle concorrenti fino a più o meno il 2021.
qualcuno. Infatti FL Sun compare nel 2020 con la loro QQS, stampante che è attualmente fuori produzione, di cui è seguita una seconda versione, ovvero la QQS Pro, che nonostante tutto non ha fatto così tanto successo. FL Sun fa il vero botto quando fa uscire la FL Sun Q5, la stampante che ho anche io, che vi ho recensito, che è praticamente andata sold out ovunque, anche perché ricordiamoci, FL Sun marca che si specializza solo ed esclusivamente su stampanti Delta, ovvero stampanti non cartesiane. Ma per capire la differenza tra Delta e cartesiane vi rimando a due video che avevo fatto, quello della Q5 e quello in cui vi racconto tutta la parte di stampa 3D. Successivamente alla Q5 compare la Super Racer, altro grandissimo successo di casa FL Sun, entrambe nel 2021. Cosa cambia dalla Q5 alla Super Racer? Innanzitutto la Super Racer ha uno schermo migliorato, ma anche le dimensioni sono più grandi. Infatti la Super Racer ha una superficie di 260x330 di altezza, a differenza della Q5 che è un 200x200. Perché vi do solo due dimensioni quando parlo delle Delta? Perché si tiene solo la dimensione del piatto, che è sempre circolare, e la dimensione dell'altezza di stampa. E alla fine FL Sun se ne esce in questo 2022 facendo un annuncio molto particolare, schermata blu in cui scrivono 400 mm al secondo. Tutti sconvolti, perché giustamente stampanti che raggiungono i 400 mm al secondo non esistono così tante in commercio, ok? E loro poi successivamente, verso metà del 2022, presentano per l'appunto questa bestiolina che mi trovo di fianco, V400, che deriva dal fatto che questa stampante può raggiungere i 400 mm al secondo per la stampa. Che poi logicamente, ci tengo a precisare, è difficile che si raggiungano e si tengano costanti 400 mm al secondo su oggetti di superficie piccola, semplicemente perché, essendo comunque una stampante bella grande, se la superficie è ampia, circolare e la fate in vase mode, allora ci sta che la stampante vi fa tutta la stampa ad una velocità di 400 mm al secondo. Ma se dovete fare, come nel caso della stampa che ho fatto adesso, due pezzi separati che sono piccolini, che hanno l'infill, hanno più wall, quindi non è vase mode, ragazzi miei, 400 mm al secondo li vedete sì, ma non per tutta la stampa, anche perché sennò uscirebbe veramente veramente uno schifo. Quindi non pensate che 400 mm al secondo equivale a stampo tutto a 400 mm al secondo, no. E per intenderci, la prima stampa è uscita bene non perché so settare i parametri, ma perché ho preso i file che c'erano nella chiavetta. Dimensioni di stampa di questa meraviglia: abbiamo il piatto che è un 30 cm di diametro, perché sì, vi ho detto prima, il piatto è circolare, e tra le altre cose il piatto non è in vetro ma è quello magnetico, con sopra il tappetino magnetico già in PEI, che, detto sinceramente, secondo me il PEI è il miglior materiale su cui stampare con le stampanti 3D, e ce l'ho su tutte le stampanti tranne la Q5, perché mi trovo bene col piatto in vetro. L'altezza invece massima di stampa è di 40 cm, ma voi giustamente ora mi direte: Greta, sta stampante è alta un metro, perché può stampare massimo 40 cm, ovvero praticamente fino a qua? Adesso ve lo spiego, ma per spiegarvelo vi faccio aiutare da questo libro, Guida alla stampa 3D di tecniche nuove, di cui vi lascio il link in descrizione. In poche parole vi devo spiegare anche il perché nascono le stampanti Delta. Quest'ultime nascono perché vanno a risolvere due grossi problemi che avevano le cartesiane. Il primo è la velocità, perché comunque sono più veloci, e indubbiamente anche perché se arriva a 400 mm al secondo, parliamone. E il secondo motivo è il fatto che le stampanti 3D cartesiane hanno come limite dell'asse Z, quindi il movimento che fa su e giù della stampante, la lunghezza massima della grande madre vite che solleva o abbassa la piastra di costruzione del gruppo estrusore. Quindi, in poche parole, l'altezza di una stampante 3D cartesiana è data dalla madre vite o dalle madre viti che sono posizionate su di essa. Ma il problema delle madre viti è che sono costose e man mano che crescono in lunghezza possono risultare meno dritte. E questo è un grandissimo problema, perché se avete la stampante storta non vi stampa più. Quindi il particolare è che nelle stampanti cartesiane troviamo queste madre viti, e nelle stampanti Delta non abbiamo. Infatti il movimento di tutta la stampante Delta è mosso da tre bracci, ok? Che vengono trainati da delle pulegge, che quindi sono le cinghie che si trovano qua ai lati, e portano su e giù, ma spostano anche a destra e a sinistra, il gruppo estrusore. Quindi non abbiamo un movimento lineare come nelle stampanti cartesiane, ma abbiamo un movimento dato anche da della cinematica, quindi un movimento un pochettino più complesso. E sta di fatto quindi che il blocco estrusore può sollevarsi fino a quando i tre bracci non arrivano in cima. Quindi più sono lunghi i tre bracci, più il blocco estrusore ha la possibilità di allargarsi, ma meno il blocco estrusore ha la possibilità di andare in su.
ok? Se i bracci fossero più corti, il blocco estrusore potrebbe andare molto più in su, ma il problema è che la larghezza del piatto di stampa dovrebbe essere più piccola. Mentre con dei bracci lunghi così, l'estrusore può andare un po' meno in su, ma può allargarsi per questi 30 cm di diametro. Parliamo adesso del blocco estrusore, che è un'altra grandissima novità, ovvero il fatto che il blocco estrusore è di tipo direct drive. Quindi, in poche parole, il motore che spinge il filo attraverso hot end, quindi la parte riscaldata della stampante, è proprio vicino all'hot end, quindi il motore non è lontano. A differenza di una stampante con estrusore Bowden, come possono essere l'Ender o come potevano essere tutte le sue precedenti, che avevano un motore che spingeva il filo lontano dall'hot end. Cosa comporta il fatto di avere un direct drive? Comporta il fatto che la stampante è in grado di stampare materiali complessi. Non che il Bowden non lo possa fare, ma col Bowden è davvero difficile stampare certi materiali. Sta di fatto quindi che possiede un direct drive che raramente si vede sulle Delta, perché mettere un motore insieme al blocco che pinge fuori il filo significa appesantire tutto il blocco estrusore. E quindi è una cosa più pesante, tecnicamente va più lenta. Ma FL Sun hanno ovviato questo problema non utilizzando lo stesso motore che in genere si vede in quasi tutte le stampanti che spingono il filo, ma utilizzando un motore più piccolo e più leggero. E utilizzando logicamente anche dei bracci molto più resistenti. E così sono riusciti a fare un direct drive senza andare a rallentare la stampante, anzi l'hanno fatta più veloce. La stampante di ingombro è alta 95 cm, quasi un metro. E con la bobina, una bobina da un chilo, quindi non quella da due etti che mi ritrovo adesso, ma arriva ad un'estensione massima circa di 1,25 m. Ciò significa che, diciamo, non è una stampante da usare come soprammobile, ma una stampante che vi fa direttamente da mobile. Altra grandissima novità, lo schermino. Schermino della V400 Touch. È il nuovo schermo di casa FL Sun e so che l'hanno sviluppato, lo vendono singolarmente, che può essere attaccato anche alle altre varie stampanti di casa FL Sun e le trasforma completamente. Perché le trasforma completamente? Perché questa stampante è la prima stampante che recensisco che esce con il firmware Clipper e quindi non firmware Marlin. Facendo un breve ripasso, nella stampa 3D ci sono diversi firmware, i più utilizzati sono Clipper e Marlin. Per quanto riguarda Clipper, se volete un video che vi spiega come funziona Clipper, vi mando quello di Dario, semplicemente perché io sono relativamente ignorante della mia prima con Clipper, mentre lui le ha tutte con Clipper e ha fatto un video in cui vi spiega come funziona. Quindi questa stampante possiede Clipper. Cosa cambia da Clipper a Marlin? Diciamo che Clipper è molto 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 più modificabile. Sta di fatto anche solo il fatto che questa stampante al suo interno possiede una scheda che dovrebbe essere un Raspberry, ma non ho la certezza che sia effettivamente un Raspberry originale, ma insomma qualcosa simile a Raspberry. E con questo Raspberry, che possiede anche la connettività di internet, la si può collegare ad internet, quindi al wifi di casa vostra, e collegandovi al suo indirizzo IP avrete la possibilità in automatico, quindi senza dover configurare nulla, di avere un'interfaccia anche virtuale sul computer e sul cellulare della stampante. Ma cosa più importante, potete andare a vedere com'è la situazione del letto, quel bed mesh che avevo fatto che non riuscivo a capire che cos'era. Ecco, questo effetto qua vi fa vedere quali punti il letto è magari più in pendenza rispetto ad altri. È un grafico difficile da capire, ma appena riuscirò a capire come funziona magari ve lo racconto meglio. E poi la cosa particolare è che si tiene in memoria anche le ore di stampa che vengono fatte, quante stampe effettive ha fatto, che hanno avuto successo, sono fallite tutto. E così facendo ho scoperto che questa stampante, prima di arrivare da me, le hanno fatto dei test, quindi ha già un paio di ore di stampa fatte da casa FL Sun per testare che tutto funzionasse. Ed è tipo fighissimo, perché non sapevo che testavano le stampanti prima di mandarvele. Unica pecca però di questo schermino, secondo me, che oltre ad essere un tablet, però questo non è un problema, è il fatto che non è magnetico, quindi a differenza della Q5 della QQS, che è integrato proprio col telaio di FL Sun, la Super Racer aveva uno schermino un pochettino più piccolo di questo, comunque touch, che si attacca qua perché è magnetico. Questo schermino non è magnetico e ti danno il treppiedi, che è comodo sì, ma detto sinceramente è pericoloso, anche perché io la stampante l'andrò a tenere per terra e non è una bella cosa. È forse l'unica pecca che potrei aver trovato di questa stampante. Sensoristica collegata, abbiamo un sensore di fine filamento, il sensore di autolivellamento del piatto, ma quello lo avevamo su tutte. Abbiamo le luci integrate nel blocco estrusore, non è mai scontato ma ce le abbiamo, e poi abbiamo la predisposizione ad aggiungere una webcam, quindi in poche parole è già tutto pronto, basta collegare l'USB o dargli l'indirizzo IP della webcam. Sarà una delle modifiche che vi farò di sicuro veramente veramente a breve. Andiamo a vedere anche effettivamente quanto ha consumato, perché l'ho collegata alla
la presa smart, mentre stampava questi erano i suoi valori, che detto sinceramente consuma pochissimo. Considerate che stava utilizzando 136 watt quando stampava e di media un phon per i capelli ne ha 2200. Per farvi un super paragone, e in casa ne avete 3000 a disposizione. Ma quindi, considerazioni finali di questa stampante: è veramente la stampante migliore del 2022? La risposta sta in un solo test, perché io ho stampato questo disegno che era già pronto con le impostazioni date da FL Sun. Si tratta di una vite e di un dado filettati, così abbiamo la possibilità di testare anche la tolleranza della stampante. E quindi, se questi due si incastrano tra di loro, quindi si avvitano, ragazzi, io vi confermo che è la migliore stampante del 2022. Eh sì, ragazzi, mi spiace dirvelo, ma ha deciso tutto test di stampa di FL Sun, anche perché questi due pezzi me li ha fatti in 2 ore. Lo ammetto, è la migliore stampante del 2022. Attualmente sul sito di FL Sun è in preordine. Ho anche un codicino sconto, quindi se siete interessati a comprarla vi lascio il codicino sconto. Ovunque voi l'andiate ad ordinare, che sia il sito di FL Sun, che siano siti esterni, mi raccomando, selezionate, se è possibile, la spedizione dall'Unione Europea, perché se andate fuori Unione Europea ci sono le spese doganali. Io vi ho avvisato, se prendete le spese doganali sono affari vostri. Quindi io ringrazio FL Sun per avermi dato la possibilità di testare questa meraviglia, che resterà di sicuro in casa mia a farmi da mobile, a farmi anche da stampante. Fatemi sapere nei commenti se avete dubbi, domande, perplessità, qualsiasi cosa vi serve davvero, fatemi sapere anche cosa pensate di questa stampante, e noi ci vediamo in un prossimo video.